Voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato all'ottima riuscita della manifestazione che abbiamo messo in atto il 19 e il 20 marzo alla località Porta, frazione Salitto di Olevano sul Tuscià, con la consegna delle chiavi del castello da parte di Federico II Armanno di Salza. Questo è stato uno dei primi eventi che noi abbiamo messo in scena, con la degustazione anche dei prodotti tipici del 1200-1300. Ecco. L'impegno da parte del vice sindaco e di tutta l'amministrazione è quello di continuare su questa strada per far conoscere tutte le opere, tutte le ricchezze architettoniche e artistiche che abbiamo a Olevano e di continuare su questa strada per portare gente, per portare turismo. Noi con questo evento e con gli altri che abbiamo intenzione di portare avanti vogliamo che Olevano cresca culturalmente ed economicamente.